video, cioè il terzo, speriamo bene. Yeah! In questo video però vi faccio vedere i prodottini che sto utilizzando in questo periodo per la mia beauty routine in generale. Sono un po' di prodottini, sono parecchi, che però sono anche differenti a seconda della necessità che ho in un determinato momento. Di alcuni non vi faccio vedere niente perché sto utilizzando oppure ho utilizzato i campioncini che ieri ho ufficialmente sterminato, tranne che per i profumi, però ho alcune mini taglie perché ho intenzione anche di utilizzare quelle, quindi pian piano procedo e sono molto soddisfatta del mio progetto smaltimento. Prima però, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video attivando la dindon, mi raccomando, e ricordate di supportarmi con un bel pollice in su ed un commentino a YoYo che mi fa sempre un sacco piacere, non vi costa niente e mi aiutate tantissimo. Cominciamo subito, comincio con le mini taglie che riguardano il viso e sono tutti dei campioncini di mini taglie appunto che mi avevano dato da Sephora. Questo è un siero ed è Peptidin Firming Serum, quindi un siero rassodante, diciamo, ed è questo Dr. Jart Plus che ho utilizzato per la prima volta oggi, quindi ancora non so dirvi, ma la prima impressione è molto molto piacevole, quindi ho utilizzato prima questo e poi questo. Qua, non è vero? Questa qua della Origins Clear Improvement All Free Moisturizing con with Bamboo Charcoal. Eccola qua, questa è per la mattina, quindi da giorno, una crema idratante, mi mette un cacchiafuoco, la crema idratante da giorno, e invece la sera, questa l'ho utilizzata ieri, bugia, questa combo l'ho utilizzata ieri, e questa invece la notte, sempre Origins Ginseng Ultra Hydrating Energy Boosting Cream. Questa si può utilizzare sia mattina che sera, ha un profumo spettacolare di arancio, piacevolissima da applicare, molto leggera, idratante e fresca. La prima impressione è stata veramente ottima, poi comunque ve ne parlerò anche più avanti se vi fa piacere. Non so da dove acchiappare, acchiappo ancora qualcosa per il viso ed è un trio anti-imperfezioni che ultimamente sto, ahimè, utilizzando tanto perché mi sto martoriando con i brufoli, quindi vado un po' anche ad aiutare con i prodottini. Ed è questo set della Pore System di Rocher che amo tantissimo. C'è anche un altro prodottino, però mi pare di non averlo mai acquistato. Mi trovo benissimo. E si utilizzano in sequenza, ovvero il primo che io utilizzo è il detergente, il 2 in 1, cioè detergente purificante. Sono tutti con polpa d'aloe vera bio e acido salicilico. Appunto con pelle e imperfezioni, mi piace tantissimo perché ha i microgranuli, è molto efficace sulle imperfezioni, le secca, va ad agire bene, a scrubbare bene il viso, però non è super aggressivo, cioè agisce bene nella zona, lì un pochino tende a seccare, però nel resto del viso non mi dà troppe problematiche. Poi applico la lozione purificante, questa Pore Minimizer, quindi solo dove necessita e ho le imperfezioni. Questa un pochino secca, quindi poi vado ad idratare. Oggi ho avuto un po' di difficoltà durante la base con il fondotinta, poi se non ve l'ho ancora messo, lo vedrete perché ho fatto il Get Ready With Me, però insomma capisco anche in questo periodo, poi sto anche aspettando le mestruazioni, quindi yeah, proprio, ci sono i brufoli così. Comunque questa lozione aiuta tantissimo e poi se necessita seccarli proprio nello specifico è molto in precisione ho anche la pennina ed è il SOS Antiperfezioni Zero Spot, questa qua che ha l'applicatore di precisione e quindi si va ad applicare più volte al giorno soltanto sull'imperfezione da seccare, si può applicare un po' di volte al giorno per un paio di giorni, quindi quando poi va a scemare il brufolozzo bastardozzo. Poi sempre per il viso è una maschera che mi piace tantissimo, però vario perché uso anche a volte quelle monodose. Questa in primis che avevo acquistato da Eurospin è un'ottima maschera per il viso all'argilla purificante con estratti di limone e di tè verde, 94% ingredienti di origine naturale, molto molto bella, mi piace, lascia la pelle pulita però non secca. Io l'applico con un pennello e poi la lascio agire. Non mi ricordo se questa sono 10 minuti, perché sì, 5-10 minuti. Lasciamo dire, quando è un po' asciutta, poi la elimino con la spugnetta. Quindi non solo con le mani, vado a massaggiare anche con la spugnetta. Mi piace tantissimo. Sempre per il viso, sto utilizzando questo contorno occhi della Sien. È il Sien Nature, questo con melograno, eye cream per pelli mature. Allora,
alcuni prodottini anti-age, io non so se facciano miracoli, però mi piace tantissimo perché idrata proprio bene la zona del contorno occhi. E nonostante io abbia questa zona che tende comunque alle imperfezioni, soprattutto in certi periodi, quindi quando sono stressata con le mestruazioni, quando sono un po' così, altre zone invece del viso sono secche come il contorno occhi, e questo va ad idratare veramente molto 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 bene, mi piace tantissimo. Poi, sempre per il viso, che voglio anche portare a termine perché faceva parte del progetto smaltimento, ma un po' mi dimentico, è questa maschera idratante Hydra Vegetal di Yves Rocher. Questa è la mini taglia, no, speriamo, non riesco a capire se un po' si veda perché ho un po' di riflesso. Fidatevi a lei. È una maschera appunto idratante che si applica sul viso, si lascia agire, poi si massaggia ed eventualmente si lascia un po' in quello che resta per continuare ad idratare. A me non piace, la vado ad eliminare perché è appiccicosa, però comunque idrata. Mi devo soltanto ricordare di utilizzarla perché non è male, è proprio idratante, al limite quasi dell'unticcio, ecco, diciamo così. Poi una scoperta fantastica di Bottega Verde, e questo è lo scrub per il viso al pompelmo rosa, e questo è per peli da normali a grasse, è spettacolare, ha un profumo che mi fa impazzire, è buonissimo, di pompelmo, ha i microgranuli che sono sì esfolianti ma molto delicati, quindi è fresco, è un gel, quindi è proprio fresco, piacevolissimo da usare, non secca la pelle, va ad agire in delicatezza, quindi mentre esfolia il viso, però va utilizzato appunto quando la pelle non ha troppe problematiche. Io li alterno un pochettino i prodotti. Sempre per il viso sto utilizzando questa combo, che però vi devo dire, questo sta iniziando ad avere cose galleggianti, non è male, però non mi ha fatto troppo troppo impazzire, quindi credo che anche dovendolo trovare nuovamente non è un prodottino che riacquisterei, ed è questa combo della Sien, ovvero il Cleaning Milk, quindi latte detergente con fiori di lotus, di fiori di loto e seta per tutti i tipi di pelle. Anche sentito un rumore tipo una mosca, vabbè. E poi il tonico. C'è una mosca? Ah, ok, molto bene. Quindi questo qui io applico entrambi con il dischetto, soprattutto la sera, quando non mi sono struccata. Un po' aiuta se devi sbavocchiare, se devi correggere qualche sbavocchio durante il trucco, leva bene le impurità del. Quindi durante la giornata, e anche il tonico mi piace molto perché è fresco. Diciamo che non mi hanno entusiasmata, ma non sono neanche da bocciare. È un mix, sapete, quei prodotti che sono lì lì, così. Poi, per il viso, vediamo se ho qualcos'altro. Mi pare di no. Sì, invece ho qualcos'altro, e ce n'è. Acqua micellare, questo è il gel micellare, anzi struccante più detox. Questo è sempre di Yves Rocher, Elixir Jeunesse, mi piace da impazzire. Questo è già il secondo che utilizzo. Sì, c'è una mosca malefica, ma dove caspita entrano? Oh, dal Velux, vabbè. È spettacolare, come è sia struccante viso che occhi. Per struccante viso non mi fa impazzire, nel senso che dipende un po' anche dal trucco occhi che vado ad eseguire. Come struccante viso mi fa impazzire, elimina qualsiasi traccia di trucco, è fantastico. Poi è bello fresco, quasi lenitivo, ha un profumo che mi piace tantissimo perché è bello fresco ed elimina appunto tutto il trucco, ma si può anche utilizzare semplicemente come gel micellare e detergente, quindi non soltanto come struccante. È un ottimo prodottino, mi piace tantissimo. Poi sbaragnaus al pascolo perché c'è gusta mucho il chili, finalmente l'ho ripescato perché stavo utilizzando anche altro. Lo amo troppo, chili verde, lo amo da impazzire, è una sensazione spettacolare, mi piace troppissimissimo. Poi per i capelli, ah, ecco ancora viso. Questa è una new entry ed è lo struccante bifasico botanica di MD, che mi aveva preso il mio mistero, lo struccante, allora me l'ha preso. Devo dire che non mi dispiace affatto, anche se lasciatemelo dire, ma come cavolo si fa a fare questi tappi così? Quando lo versi praticamente fa uno sbrodolio ovunque, cioè sbrodola tantissimo, è una cosa che non mi piace perché comunque è sporca, sprechi anche prodotto, però sull'efficacia dello struccante non posso dire niente, un trucco occhi mi ha tolto tutto, veramente buono. Devo andare ad agire un pochino di più sul mascara, però strucca, strucca bene. Vediamo se ho qualcos'altro per il viso. Sì. Struccante da risciacquo che
prediligo tantissimo quando ho i capelli così, quindi quando non ho la piastra, perché altrimenti uso altri metodi, ovvero questo, altro è lo struccante. Questo è della Glossy, perché avevo acquistato ad 1 euro in super promozione da Bottega Verde, il Cleansing Gel, Face and Eye Makeup Remover Gel, gel detergente appunto, occhi e, viso e occhi, mi piace tantissimo, super fresco, strucca veramente molto molto bene. Bisogna utilizzarlo un paio di volte, a seconda anche comunque dei trucco, soprattutto degli occhi, perché con il viso noto che non ha particolari difficoltà. Poi se necessita utilizzo un dischetto per vedere se ho eliminato tutte le tracce. È veramente ottimo, ottimo. Se dovessi ritrovarlo lo comprerei di nuovo con piacere, mi è piaciuto tanto. Poi, sempre per il viso, anzi per le ciglia, ho comprato l'olio di ricino ed è già da un po' di tempo che lo sto applicando la notte prima di andare a nanna con un mascara che avevo lavato, quindi ne prelevo un pochettino e lo applico con lo scovolino del vecchio mascara tutte le notti e vediamo se un po' aiuta con le mie ciglia sfigatelle. Questo è semplicissimo, olio di ricino F.U, luce di sella, quindi comprato in farmacia. Per i capelli invece, tipo oggi ho utilizzato tre cose, ma ci sono comunque dei ciuffetti ribelli che mi scappano comunque. Infatti negli altri video ero un po' adesso li ho riapplicato poco poco perché mi stavano infastidendo. Intesa, adoro. Spuma e lacca sono davvero ottimi prodottini. Questi ce li ho da un botto, forse di questo neanche un altro o di entrambi, adesso non vorrei dire. Questa è la spuma Ford Intesa Styling all'estratto d'ortica e pantenolo. Ottima, 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 ottima. E invece, uguale, estratto di ortica e pantenolo, splendente, garantito da malizia, splendore e lucentezza, la lacca forte. Mi piacciono moltissimissimo, sono davvero ottimi alleati quando voglio fare lo chignon. Ho la crocchetta cipollosa così molto semplice, quickly quickly. E poi questo, il Gom Gel Block Style Sculptolacqua Wax. Questa è una cera ad acqua modellante che avevo acquistato per le gare di Sofì, perché dovevamo fare questa coda alta dove non si doveva muovere niente, quindi avevo acquistato questo. Su Sofì è strepitosa e devo dire che un pochettino aiuta anche a me, ma dopo un pochettino noto che i miei capelli si ribellano, ma non ha preso neanche l'acido nei miei capelli, quindi il che è tutto dire, molto bene. Però mi piace tanto anche questa perché aiuta tantissimo a disciplinarli, a dare la piega. Per il corpo invece, dopo, dimmi patata. Sofì non è molto propensa a farsi la coda in alto, non mi dico le risate, cioè, è un pianto, mi schifo. Io ridevo, le piante. Poi non ero capace, quindi la dovevano fare, perché non sta ferma. Ha questi capelli liscissimi che ti scappano. Il corpo, ho finito tutti i Campion Training, per il corpo li ho finiti già da un po', e ho ripescato questa crema. Non ricordo se me l'avesse regalata mamma, perché mi pare di averne due di queste Doctor Line. Una la utilizzo dopo che faccio la ceretta o il Sick Appeal alle gambe. Invece questa la sto utilizzando su tutto il corpo. Dr. Line stratificante crema corpo idratante nuova formula arricchita con vitamina E per tutti i tipi di pelle. È fantastica. Stratificante secondo me per un motivo, perché quando la applichi ti fa uno strato bianco su tutta la pelle, poi man mano che massaggi e si assorbe, sparisce, lascia la pelle super liscia, morbida ed idratata. È anche un profumo molto molto piacevole. Mi sta piacendo tantissimo. Poi mi pare che l'avessi pagata tipo 1 euro. Ottimo prodottino. Questo per il momento lo boccio. All'inizio sembrava anche fungere abbastanza bene, adesso che sta iniziando un pochettino il caldo, no, perché mi fa anche adesso, l'ho applicato, fa l'effetto sudaticcio che non mi piace per niente. È un deodorante che ho preso da MD, ha un profumo anche tanto tanto buono. È il Bideo Fantasy profumo ambrato, è anche un bel bocciotto grande, sono 200 ml. Però non è che mi dia questa sensazione di freschezza e che agisca, quindi insomma sono, mi dispiace anche, è pieno, quindi lo utilizzerò, però mi serve qualcosa di un po' più efficace se per caso devo uscire con una giornata di calura. Quindi così. Per il viso vi faccio vedere altre due cosettine e sono saponette. Questa è una riscoperta che avevo comunque nel mobiletto dei prodottini e ho ripescato appunto in questo periodo per le imperfezioni. Questa è una saponetta, antica saponeria alla bava di lumaca che avevo acquistato in parafarmacia, 2,50 euro. È rigenerante antirughe, ma è anche ottima contro le imperfezioni. Mi aiuta tantissimo. Io a volte
Tipo ieri che sono andata a fare la scema, schiacciando, poi ho visto che... Allora mi sono lavata il viso con questa e poi l'ho riapplicata lasciandomi uno strato, aiuta tanto. Tende un po' a seccare la pelle e bisogna poi utilizzare un fattore di protezione se si utilizza la mattina perché c'è un po' di pericolo di macchie, me l'aveva detto questo in parafarmacia, però a parte questo è veramente un ottimo prodottino, ce ne sono anche tantissime, tantissime... tipologie. Ottima riscoperta che avevo comunque nel mio mobiletto. Poi, altro prodottino che io adoro e utilizzo per molteplici funzioni è la saponetta, il sapone di Marsiglia. Questo è il sole, ma insomma, sapone di Marsiglia, io lo uso per i brufoli, per la sudorina, per gli sfoghi, se mi viene tipo braccialetti potrebbe venirmi lo sfogo anche se lo tengo poco, per gli sfoghi, se ho fastidi intimi, faccio il video con questo, mi piace tantissimo, è un prodotto veramente validissimo che utilizzo per tante tante cose, mi trovo molto 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 bene. Poi per i capelli sto utilizzando sempre lo stesso, antiforfora per tutti i tipi di capelli, lo shampoo Near Your Hair con zinco, sempre Pythio, sempre lui. Mi trovo molto molto bene, però purtroppo non va ad eliminarla. Forse io li lavo 2 volte a settimana, forse dovrei lavarli un pochettino più spesso, però noto che con 2 volte a settimana comunque il capello regge, va bene e non si stressa più di tanto. Poi sto utilizzando, ma questo lo utilizzo anche per soffi, cioè anzi prevalentemente per soffi, qualche volta la utilizzo anche io, la maschera Omia per i capelli lisci, Ecobiologica, l'olio di argan. Fantastica, questa è certificata ICEA, è veramente fantastica, anche sui miei capelli, aiuta moltissimo contro il crespo, ha un bellissimo profumo, adoro, è un prodottino mai senza, soprattutto per soffi che soffre tantissimo con i nodi. Invece proprio soltanto per me sto utilizzando questo, sì, anche se l'ho usato anche qualche volta per soffi perché non riuscivamo a prenderle, l'olio per capelli all'Argan, questo di Sien, eccolo qui, avevo terminato quello della Near di Eurospin Top. Quello lo voglio ricomprare perché era fantastico. Non mi dispiace neanche questo, però ho notato che se sbaglio poco poco la quantità, quello nella Nera, anche se ne mettevo un pochettino in più, lasciava i capelli veramente morbidi, non appesantiti, lucenti e con l'anticrespo. Questo, se sbaglio la quantità, li appesantisce da morire, proprio li sento pesanti e li vedo pesanti. Però ne metto qualche goccina sui polpastrelli, poi lavoro un po' sulle mani e vado sulle lunghezze, poi quello che rimane poco poco invece sull'attaccatura. E aiuta tanto e poi procedo con la piega o soltanto il fono, anche fono e piastra se devo fare la piega liscia. Poi, altro prodottino che mi piace un casino, mi aveva regalato la mia cerbiattina, è questo qua di Organic Shop, Organic Cinnamon e Honey Body Scrub, quindi lo scrub con il miele e la cannella. Spettacolo, è uno scrub fantastico. Non vi dico, il profumo è meraviglioso e scrava veramente bene. Io poi utilizzo la spugna, non la spugna, quella spugnosa, quella a rette, diciamo, che va ad esfoliare e agisce ancora meglio come effetto scrabante. Mi piace troppo. Lascia la pelle super liscia, morbida, profumata. Veramente un ottimo prodottino, mi piace tanto. Poi peeling esfoliante per i piedi, questo Bottega Verde con nocciolo di albicocca ed estratto di menta, fantastico, l'ho utilizzato un paio di volte, fantastico, lascia i piedi morbidosissimi e ha i microgranuli che sfogliano, veramente bello. Poi ha un profumo che mi piace tantissimo, molto delicato, piacevole, ottimo prodottino, mi piace tanto. Poi sempre di Bottega Verde per i piedini, vi mostro questa Mini Italia, mi piace un sacco, questa cremina è veramente buona. Effetto ice, crema al mentolo per i piedi con pronale antifatica, rinfrescante, sì, poi l'altro in inglese, ottima. Dà proprio una sensazione antifatica, piacevolissima da applicare, bella fresca e morbida. Quindi dà una sensazione molto molto piacevole ai piedi durante, io l'applico prima di andare a letto, molto buona, mi piace tantissimissimo. Poi altri prodottini, altro prodottino, i Vrochet, poi gli altri, Bottega Verde, poi gli altri sono i Vrochet e il bagnoschiuma. Di questo avevo comprato anche la Mini Taglia da provare, poi questo l'avevo trovato in offerta a 3,99, ascolta, mi compro anche il bocciotto grande e ho messo in utilizzo lui, mi piace troppo, ed è il bagnoschiuma, limone e agrumi.
Buonissimo, è buonissimo. Purtroppo su di me non tutti persistono, anzi quasi nessuno. Non persiste la profumazione, ma è piacevolissimo durante la doccia. Questa fragranza che adoro, lo sapete, io mi sveno per limone e agrumi. Buonissimo, è morbido e lascia la pelle morbida. No, veramente bello, mi piace un casino. Poi altri prodottini, i brush sono questo che mi ero scordata perché essendo piccolino ogni tanto si cappotta. E quindi mi era sfuggito, anche se tanto stavo utilizzando il campioncino Aloe e Karité, veramente ottimo quel campioncino. Questo è il burro per il corpo di Vrochet con fiori d'arancia, lavanda e piccolo grano dovrebbe essere, ottimo. Io lo utilizzo soltanto per i gomiti perché è un burro veramente corposo che nutre. È bello, bello ricco, quindi lo utilizzo soltanto per la secchezza che ho a volte sui gomiti oppure mi si squama anche un pochettino la pelle. È veramente un ottimo prodottino che aiuta tantissimo perché va proprio a rigenerare la pelle. Mi piace molto. Ultimi due prodottini che vi faccio vedere sono questi qua: Fermesa Rassodante della Yves Rocher e sono il Rassodante 2 in 1. Questo per il corpo, latte rassodante con centella asiatica per tutti i tipi di pelle, senza olio minerale, senza coloranti, senza parabeni. Entrambi, e invece l'altro è Fermesa Rassodante Lifting Busto per il seno. Allora, non so se facciano miracoli, ma mi piacciono tantissimo perché sono davvero idratanti, piacevolissimi. Questo l'ho praticamente quasi finito, ne ho già ricomprato un altro, mi sono trovata molto bene. La pelle è nutrita, idratata e la sento liscia, quasi più tonica. Molto molto piacevole questo prodottino. Si asciugano non subito, però qualche minutino e ci si può anche vestire, non ungono, fanno un pochino sudacchiare, però in linea di massima si può anche ovviare. Adesso lo sento un po' di più con il caldo, ma li ho utilizzati molto durante la stagione fresca e non ho dato nessun problema. Mi piace veramente tanto. Lifting seno, non so se faccia miracoli, ma mi idrata veramente molto molto bene perché io anche la pelle sotto il seno a volte ce l'ho un po' secca e mi piace tantissimo. La massaggio anche verso il collo ed è anche questo ha una texture molto molto piacevole e quando l'applico, la massaggio bene sento proprio la pelle nutrita è un po' diversa, cioè appunto più tonica anche questo, mi piace tantissimo. Un altro prodottino che forse potrei anche riacquistare perché a volte non uso solo questo, uso anche altre creme sul seno che sul corpo, ma devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa. Sono belli idratanti e molto molto piacevoli anche al tatto. Ecco, senti la pelle al tatto bella che piace. Quindi questi erano i miei prodottini, tutti i prodottini che ho in utilizzo in questo periodo. Spero che il video vi abbia tenuto compagnia e vi sia piaciuto. Fatemi sapere che ne pensate. Vi ringrazio per averlo visto. Io vi mando tanti tanti super baciottissimi e se vi va, ci vediamo al prossimo. Ciao!